Buon lunedì, bentornati in studio. Oggi 23 novembre, oggi il deputato regionale Matteo Mangiacavallo interviene sulla vendita dell'ex motel Agip. Pare che soggetti privati abbiano manifestato interesse verso l'immobile. Cedere a terzi la possibilità di decidere le sorti di un immobile è un delitto verso la città tutta, dichiara il deputato Mangiacavallo, che aggiunge: il privato è libero di farci ciò che vuole se attinente con la destinazione d'uso dell'immobile, ma è un errore politicamente grave che il pubblico non valuti le potenzialità dello stesso anche in ambiti diversi da quello legato al circuito termale. Insomma, Mangiacavallo è dell'idea che il comune dovrebbe farsi avanti e con una visione programmata del futuro della città non può non tener conto che l'edificio possa e debba rappresentare un centro funzionale ai servizi assicurati ai cittadini, oltre che un buon biglietto da visita per chi intende venirci a trovare. Da domenica prossima i tifosi dello Sciacca danno vita a una serie di appuntamenti mirati a rendere migliore la nostra città combattendo il degrado. I tifosi dello Sciacca dunque profondono l'impegno di sensibilizzare i saccensi a tale contesto. I tifosi inizieranno con opere di bonifica delle zone abbandonate all'incuria e alla sporcizia, con la speranza che l'esempio possa servire a far cambiare strategie all'amministrazione comunale e comportamenti ai più. Il primo appuntamento è per domenica mattina 29 novembre alla Pineta di San Calogero, luogo bellissimo ma completamente abbandonato a se stesso. A Favara non si fa la raccolta da 6 giorni. Un sindaco può non pagare per 4 mesi quasi le aziende che espletano il servizio di raccolta dei rifiuti? È il punto di domanda della CGIL. Non pagando le aziende si innesca il ritardo di non pagare da quasi 3 mesi gli stipendi ai lavoratori utilizzati nel servizio. Chi ha responsabilità può restare impunito? Si chiede alla CGIL, che imputa all'amministrazione comunale di fare fallire le imprese e con tutte le conseguenze del caso, e ha creato gravi problemi non solo economici ai lavoratori e a tutte le loro famiglie. Ma un sindaco può assistere inerme a tutto questo? Non si sente a disagio per non essere in grado di dare una prospettiva alla soluzione del problema? Sono delle domande che si pone sempre la CGIL. Il comune impugna il decreto di revoca dell'assessorato regionale alle autonomie locali per la casa anziani di via Allende. Con il decreto di revoca numero 1120 del 30 settembre 2020, il comune dovrebbe restituire un'ingente somma che sfiora i 3 milioni di euro. Con delibera di giunta municipale numero 133 dello scorso 12 novembre è stato affidato all'avvocato esterno, FS nella delibera il nome non è riportato per esteso, l'incarico di intraprendere tutte quelle azioni in sede stragiudiziale ed extragiudiziale che si renderanno necessarie al fine di contestare il decreto di revoca del finanziamento. La somma ritenuta congrua e impegnata per il compenso del legale è di 11.311 euro. Cambiamo argomento. Una composizione del musicista saccense Accursio Cortese, incisa da una delle più prestigiose formazioni quartettistiche italiane, il quartetto per archi Altaria, edizione su Vini Zerboni Milano Sugar Music di Cortese, è stato inciso dal quartetto News e verrà eseguito presso l'Auditorium Arvedi di Cremona, uno dei più belli d'Italia. A impreziosire il programma ci sarà anche il quartetto K80 di Wolfgang Amadeus Mozart e l'opera 80 di Bazzini. Sono grato, commenta l'artista saccense, al quartetto per avermi reso partecipe di questo progetto internazionale promosso dal Ministero degli Affari Esteri in collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, Direzione Generale Spettacolo. Per il momento è tutto, ci fermiamo qui. Gio Prestia, Corriere di Sciacca.it.